Partita casalinga per il Chievo-Verona con alcune novità, a cominciare dalla panchina. Matteo Barella è il nuovo allenatore degli Under 14, sostituisce Mr. Lorenzini che va ad allenare gli Under 15. In attesa del rientro di Gobetti, tra i pali c'è la new entry Thomas Zuaghi. Mr. Barella per l'incontro con il Montebelluno schiera 1 Zuaghi, 2 Aidù, 3 Nitri, 4 Rigo, 5 Marcolini, 6 Corradi, 7 Franzoni, 8 Fabian, 9 Giannotta, 10 Padovani, 11 Giona. Il Chievo parte forte e dal secondo minuto Padovani lancia Giannotta che entra in area e fa partire un rasoterra che passa accanto al palo. Un minuto dopo il vantaggio del Chievo. Bella azione corale, Franzone per Aidù che scambia con Giannotta. Il terzino va sul fondo e mette al centro per la corrente Giona che segna. Al settimo il pareggio del Montebelluna. Numero 9 riceve la palla in area e supera Zuaghi anticipando la sua uscita. Dal fermo immagine si conferma la netta posizione di fuorigioco dell'attaccante del Montebelluna. L'arbitro convalida la rete. Al decimo è Fabian a provare il tiro da fuori area, ma la conclusione è alta. Al dodicesimo contropiede del Montebelluna con la conclusione dal limite dell'area del numero 8. Zuaghi para in due tempi. All'inizio del secondo tempo esce Giannotta ed entra Garnero. Al decimo escono Fabian e Rigo ed entrano Haji Mohamed e Cielo. Al quindicesimo esce Padovani ed entra Pasquariello. Le sostituzioni portano i risultati voluti dal mister. Prima Haji Mohamed tira da fuori area e colpisce la traversa. Al sedicesimo Pasquariello serve sulla corsia di sinistra Nitri che crossa al centro. Sulla sfera giunge Giona che tira. Il portiere respinge e la difesa spazza l'area. Ancora Pasquariello in azione che pesca in area Marcolini, tocco per Franzoni, controllo e tira in rete per il sorpasso. Al 23esimo esce Aidù ed entra Caprile. Al 27esimo punizione di Haji Mohamed e colpo di testa di Corradi che termina al lato. Un minuto dopo Giona dal limite tira di poco alto sulla traversa. Sulla battuta dal fondo, Giona filtra il pallone in area per Garnero, che controlla e segna il 3-1. Al 29esimo escono Marcolini e Franzoni per Buccella e Rodella. 32esimo, Haji Mohamed serve lungo Giona in corsa, che al momento del tiro viene anticipato all'uscita del portiere. Scambio di attori, e al 35esimo è Giona a servire lungo per Haji Mohamed, che controlla di destra e tira di sinistra. La conclusione è parata dal portiere. In conclusione della gara due contropiedi del Montebelluna, 36esimo il numero 10 serve nel corridoio il numero 17 che tira, Zuaghi pare in due tempi a terra. Subito dopo un'altra azione del Montebelluna con il numero 15 che entra in area ma Zuaghi non si fa sorprendere, sulla ribattuta del portiere il numero 16 tira ma Caprile respinge liberando l'aria. Buon esordio per Mr. Barella sulla panchina del Chievo Verona. I ragazzi hanno reagito bene al cambio di allenatore ed ora guardano avanti con fiducia per ben figurare nel proseguimento del campionato. We'll be right back.